A me in realtà non sembra neanche vero di poter finalmente fare questo video. Ve l'avevo promesso anni fa, probabilmente sono passati anni. Avevo chiesto 3.000 like dal video Italia, campione del mondo 2006, per portarvi questo. Non mi ricordo nemmeno se quei 3.000 like sono arrivati, ma questo video doveva essere portato sul canale assolutamente. Quel video, quello dell'Italia, lo considero forse il video più bello e nel quale ho messo più cuore, più passione presente in tutto il canale. Quindi voglio provare a sfidare me stesso e voglio vedere se riuscirò a piangere anche con questi ricordi della Juventus, il primo scudetto di Antonio Conte. Mettetevi comodi perché stiamo per partire. Vi chiedo solamente prima di iniziare un altro mi piace a questo video perché vorrei provare ad arrivare almeno a 2000 mi piace per il secondo episodio e quindi la seconda Juventus di Antonio Conte. Vorrei capire se vi possono interessare video così lunghi, ma secondo me molto interessanti. Attenzione, prima però voglio mettere i punti sulle i. Sono tifoso della Juve, quindi i discorsi che farò potrebbero essere molto di parte, però ovviamente non posso prendere tutta la mia voglia e il mio amore verso la Juve e metterli completamente da parte. Questo sarà un video fatto con il cuore in mano, quindi molte volte probabilmente non riuscirò neanche a essere particolarmente obiettivo. Siamo uomini, ok, ma soprattutto siamo tifosi di una squadra di calcio. Signori, benvenuti a casa. La Juventus veniva da due settimi posti consecutivi, sicuramente non la più rosea delle aspettative, e Alessandro Del Piero annunciava al mondo il suo ultimo anno da giocatore della Juventus. Prima di tutto però bisogna assegnarsi qualche data. 31 maggio 2011, Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Le sue prime parole e quelle di Andrea Agnelli sono state di vittoria, attenzione, vittoria dopo due settimi posti. Veramente un azzardo pensando alle gestioni precedenti del Neri e Ferrara. L'8 settembre 2011 veniva inaugurato lo Juventus Stadium contro il Notts County. Finirà 1-1 con un primo gol segnato di Luca Toni dopo il rigore sbagliato da Fabio Quagliarella. I due cambiamenti più importanti in assoluto sono stati questi. O forse no. 24 maggio 2011, Andrea Pirlo diventa ufficialmente un calciatore della Juve. Se ne va dal Milan di Allegri, nel quale nell'ultima stagione non aveva giocato, infortunato, e nel quale Van Bommel gli aveva rubato il posto da titolare. Se mi avessero chiesto qual è stato il miglior acquisto della Juventus prima di quest'estate, quindi prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, avrei risposto senza dubbio Andrea Pirlo. Adesso andiamo a vedere quanto sarà decisivo Cristiano Ronaldo, ma per adesso il primato lo voglio lasciare ad Andrino da Brescia. Alla campagna acquisti vengono aggiunti anche i nomi di Lichtsteiner, Vucinic, Vidal, Giaccherini, Eria, Estigarribia, Reto Ziegler e Pazienza. Vidal, sconosciuto, 10 milioni più un paio di bonus, un giocatore veramente mai sentito nominare, e i tifosi della Juve erano arrabbiati, arrabbiatissimi, perché l'obiettivo primario era Gökhan Iller, andato ai rivali del Napoli. Vucinic e Lichtsteiner erano considerati inutili e strapagati, 15 milioni Vucinic, 10 milioni Lichtsteiner, soldi buttati. Giaccherini invece era considerato un giocatore da Serie B, che cosa poteva farsene la Juve? Questa poteva essere la conferma della volontà di rinnovare un settimo posto in campionato. E invece, col senno di poi, si rivelarono giocatori importantissimi e indispensabili per la resurrezione bianconera. Eppure, nonostante questi insegnamenti, la tifoseria continua a insorgere durante ogni campagna di calciomercato. Salutavano Brazdo Saliamizdice, Sissoko, Aquilani, Felipe Melo, Grigera e tanti altri simboli dei fallimenti del passato. L'esordio del campionato della Juve è al Friuli contro l'Udinese, ma la partita viene rimandata. Quindi il primo vero esordio fu allo Juventus Stadium contro il Parma. Io c'ero, ero presente, partita bellissima. La formazione schierata da Conte fu un 4-4-2, infatti al suo arrivo sulla panchina bianconera venne definito integralista, cioè in grado di giocare solamente con quel modulo. Il primo gol arriva con una sventagliata di Pirlo a cercare Lichtsteiner, stop di destro, gol di sinistro. Il primo gol in assoluto allo Juventus Stadium in partite ufficiali. La Juve poi dilaga con Pepe, Vidal e Marchisio e subisce il rigore di Giovinco all'ultimo minuto. Al minuto 68 fuori Del Piero, dentro Vidal e si passa al 4-3-3. Arturo entra, il primo pallone giocato, segna un gol bellissimo, il primo gol ovviamente in Serie A, e da qui si capirà che Vidal sarà più di una semplice riserva. Mentre tornavo a casa in autogrill ho trovato Biabiani con il quale ho fatto una foto. Questa è una cosa che non potevo non sottolineare. Sulla carta la Juventus non era competitiva, ma Antonio Conte, intelligente, si accorgeva di avere due tipologie di giocatori in rosa. Gli insostituibili, come Pepe e Matri, sicuramente non giocatori non fuori classe, giocatori con l'esperienza internazionale, il tasso tecnico elevatissimo, no, ma per lui erano insostituibili. E altri campioni come Buffon e Pirlo, ai quali sicuramente non si poteva rinunciare, ma anche come Bonucci e Vidal, giocatori importanti, ma che per il momento partivano in panchina perché non si riusciva bene a capire come e dove collocarli in campo. Conte inizia il campionato
campionato inizia ad alternare sempre solo due risultati, la vittoria e il pareggio. Contro il Catania assistiamo alla primavera svolta tattica di Antonio Conte. Arturo Vidal viene schierato come esterno di sinistra, insomma si vuole trovare un posto per Arturo e lo si mette lì. Probabilmente anche turnover, dato che la prossima partita ci sarà il Milan. Infatti possiamo vedere Elia, seconda punta, e Milos Krasic, esterno di destra, che tra l'altro segnerà il gol dell'1-1 insieme a Bergessio. Altra data da non scordare è il 2 ottobre 2011, scontro diretto allo Stadium contro il Milan di Ibrahimovic. Attenzione, campione d'Italia in carica, Allegri in panchina, Ibrahimovic di punta, Thiago Silva e Nesta in difesa, Gattuso, Seedorf, Boateng, insomma veramente una rosa da pelle d'oca a pensarci. Per la prima volta in assoluto assistiamo alla BBC, non a tre come l'abbiamo sempre conosciuta, ma a quattro, con Chiellini esterno di sinistra, fa il terzino, attenzione, è un ibrido 4-3-3-4-4-2 con ancora Krasic, Vidal che scambia spesso la posizione, Marchisio e Pirlo. La partita si sbloccherà solamente verso la fine, bellissimo fraseggio al limite dell'area con Marchisio che grazie a una deviazione mi pare di Bonera trova il vantaggio 1-0 della Juve, pasticcio difensivo del Milan alla fine, Marchisio tira da casa sua, Abbiati con Matri davanti che potrebbe essere in posizione irregolare ma pare non toccare il pallone, fa una cappella e ci regala il 2-0. Questo sarà il duello dell'anno, Juventus e Milan sempre testa a testa per tutta la stagione. Da quel momento qualcosa cambia perché Bonucci, da semplice riserva qual era, passa a titolare inamovibile. Da questo momento in poi Antonio si rende conto che la Juventus deve sempre giocare con la BBC con Chiellini terzino di sinistra. Verranno alternati il 4-4-2 e il 4-3-3 con Vidal sempre più titolare come mezzala a centrocampo. Altre due partite chiavi saranno quelle con l'Inter a San Siro e contro il Napoli a San Paolo. Contro i nerazzurri di Ranieri ero addirittura presente ancora una volta allo stadio e andare al Meazza è sempre qualcosa di bellissimo. Il primo gol è di Vucinic, 1-0 grazie a una superazione con Matrevic Steiner. La Juve ci prova, gioca e rischia anche il 2-0, ma poi Maikonda, una posizione incredibile, fa partire un missile che dall'altra parte entra in porta e segna l'1-1. Pazzesco. Finirà 2-1, gol di Marchisio dopo un bellissimo scambio con Matre al limite dell'area. La Juve è capolista, il Milan sta inseguendo ed è distante solamente 2 punti. Devo dire la verità, la Juventus di Conte aveva tanti pregi, giocava benissimo, faceva gol con facilità, ma anche dei difetti evidenti, cioè pareggiava tantissime partite, anche quelle più facili. Si arriva a San Paolo e forse questa è la gara a posteriori più complicata di tutto l'anno. Marchisio è squalificato. Per la prima volta in assoluto la BBC si schiera a 3 per mettersi a specchio con il Napoli di Mazzarri. Pepe mezzala insieme a Vidal e a Pirlo e davanti Vucinic e Matri. Pirlo in area abbatte Lavezzi, è rigore per il Napoli. Hamsik dal dischetto parte e segna, ma l'arbitro annulla, è tutto da rifare. Marek prende il pallone, lo mette sul dischetto, tira e questa volta incredibilmente sbaglia. Dopo 5 minuti però segnerà il nuovo vantaggio di testa. La Juve a 3 per la prima volta balla e addirittura va a subire il 2-0 firmato Goran Pandev. Sempre lui, ci fa sempre gol. Nel secondo tempo però Andrea Pirlo si prende a schiaffi, sale in cattedra e con un super assist pesca Matri che firma il 2-1. Pandev però è ancora informato triplete, doppietta per lui, 3-1 per il Napoli. La squadra di Mazzarri però qua commette un errore, crede che la Juventus sia morta, la quale in 10 minuti prova a riaprire la gara. Ancora Pirlo, per Estigarribia che fa l'esterno di sinistra nel 3-5-2, salta al portiere e di punta sigla il 3-2 parziale. Super percussione centrale di Pepe, al limite dell'area prova l'1-2 con il compagno che non viene, viene però con l'avversario, con il difensore del Napoli. Ancora Pepe, tira e buca De Sanctis per il 3-3 finale. Probabilmente nell'intervallo Antonio Conte si è fatto sentire, ha strigliato e forse anche malmenato i suoi giocatori. C'è da sottolineare però che questa è la prima gara in cui si prendono tanti gol, questa Juve era abituata a non prenderne. Da questa partita in avanti la Juve diventa sempre più camaleontica e soprattutto difficile da decifrare, non si capisce mai con che modulo scende in campo, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 4-2-4, 3-4-3, con gli stessi 11 a disposizione poteva essere qualsiasi sistema di gioco. Questo è un punto di forza incredibile perché gli avversari non sanno mai come disporsi e come marcare i giocatori della Juventus. La squadra ancora imbattuta, ma quella dannata pareggite, cavolo, non se ne vuole proprio andare. Un'altra data importantissima è il 18 novembre del 2011, Juventus-Novara. Nel giorno della Befana 2011, a Torino, Juventus-Parma, Quagliarella si rompe il crociato anteriore. Era tornato in campo in uno spezzone di partita contro il Catania, ma in questa giornata trova il primo gol ufficiale dopo l'infortunio. È un giocatore speciale e che amo e stimo particolarmente. Era importantissimo per me citarlo all'interno di questo video. Il 21 gennaio 2012 si chiude l'andata 2-0 l'Atalanta con Lichtsteiner gol fotocopia rispetto a quello del Parma con il lancio di Pirlo e Giaccherini con un super gol di prima. Campioni d'inverno, 41 punti la Juve, 40 il Milan. È ancora tutto aperto, non c'è niente di deciso. I rossoneri 7 giorni prima avevano perso il derby
club di Milano per un gol di Milito e quindi la Juventus era riuscita a scavalcarli. E sottolineiamolo, una Juventus ancora imbattuta, affetta la pareggite, ma ancora imbattuta. Arriviamo quindi alla sessione invernale di calciomercato. Arrivano Cáceres, Padoin e Boriello. Per Martino un ritorno alla Juventus era già stato a Torino un paio di stagioni fa. Fuori Toni, Iaquinta, Amauri e tanti altri che non troveranno spazio. Attenzione ad Amauri, segnatevi questo nome. L'andata parte bene, doppietta di Matri all'Udinese e tre punti raccolti. La stessa Udinese aveva bloccato la Juventus 0-0 nel recupero della prima giornata di campionato qualche giorno prima. Però è proprio qua che qualcosa si rompe per la Juve. Non si vince più, praticamente. Quella dannata pareggita è tornata fuori. Reti bianche con Parma e Siena e ovviamente sorpasso da parte del Milan. La Juventus non giocherà contro il Bologna e la partita verrà rimandata al 7 di marzo. Si riprende per fortuna a vincere 3-1 contro il Catania, la partita che precede il big match di San Siro. 25 febbraio 2012, rossoneri avanti di un punto ma Juventus con una partita da recuperare, quella col Bologna. Allegri ha le scelte obbligate per colpa degli infortuni, Nesta, Seedorf e Boateng sono rotti e Ibra è squalificato per 3 giornate. Conte propone un 3-5-2 senza Pepe, pazzesco, e con Quagliarella e Boriello di punta. Subito vantaggio Milan con Bonucci che sbaglia il pallone in uscita, regala palla a Nocerino, il quale tira un missile deviato ancora una volta dallo stesso Bonucci ed era 1-0, l'1-0. Vorrei fare un piccolo focus sugli errori di Bonucci, perché quest'anno mi è capitato di sentire che Bonucci non è più quello di una volta. In realtà Bonucci i suoi errori li ha sempre fatti, poi che quest'anno siano un po' più evidenti visti i recenti passati, proprio anche nei quali c'entra il Milan, beh, sono d'accordo, ma Leonardo i suoi errori li ha sempre fatti. Nocerino, tra l'altro, quell'anno andò in doppia cifra, segnava sempre, anche senza Ibra, come abbiamo potuto vedere. Dopo il vantaggio il Milan non fa l'errore che aveva commesso il Napoli, non vuole mollare, anzi, continua a pressare, la Juventus va in difficoltà. Arriva poi, qui, l'episodio più contestato della partita, nel quale, giustamente, si parla anche al giorno d'oggi. Il gol di Mutari. Il Milan è nell'area della Juventus per un calcio d'angolo. Eccolo qua, arriva il cross, Mexes di testa, impegna Buffon che lascia la palla nella disponibilità proprio di Sulle Ali Muntari. Colpo di testa e gol, gol di Muntari. Buffon però prova a tirare fisicamente fuori il pallone dalla linea e ce la fa, e ce la fa. La palla però torna ancora una volta nella disponibilità di Sulle, il quale però è intento a esultare. Il gol è così palese che non prova neanche a ribadire nuovamente in rete una palla che avrebbe buttato dentro 100 su 100. Giustamente, lui ha fatto gol, esulta. Eppure l'arbitro non assegna il gol. Buffon prende palla, lancia lungo per Estigarribia che parte in contropiede e addirittura cerca la rete e impegna Abbiati in calcio d'angolo. Polemiche infinite e giustissime, dato che il gol era evidente. Ho amici che quello stadio erano alla sera. Me ne sono accorto solamente mentre editavo, ma che cazzo ho detto qua che quello stadio erano alla sera? Nel secondo anello di San Siro e affermano di aver visto in maniera nitida il pallone varcare la linea di porta dal secondo anello. Però lo sapete benissimo, io non sono solito a pensare in malafede. Quando dovrò arrivare poi a pensare male, lascerò stare tutto questo sport perché non avrò più motivi per seguirlo. Se dovesse mai venirmi il dubbio che tutto questo è pilotato, beh, per me finisce qua. Nella stessa partita, in tanti non se lo ricordano, va bene, perché il gol di Muntari è evidente, ma Matri aveva segnato un gol buono, 1-1 annullato per fuorigioco. Ah, un fuorigioco che ovviamente non c'era, sottolineiamolo. Non ho mai parlato di arbitri, non vorrò mai, mai farlo, ma non dobbiamo sempre guardare le cose a senso unico. Poi ovvio che il gol del 2-0 avrebbe avuto un peso nettamente superiore rispetto a un 1-1 che poi è arrivato successivamente ancora una volta con Matri, splendida girata su una marcata di Thiago Silva stile wrestling. La partita finirà così, 1-1 tutto da rifare, il Milan ancora avanti e la Juventus con una partita da recuperare. Ovviamente, come dicevo, le critiche sono presenti ancora oggi. Carlo Pellegatti, in diretta con il quale tra l'altro ho collaborato poco tempo fa, si lasciò andare, pensava di essere fuori onda e disse brutte cose su Antonio Conte e la Juventus. Venne denunciato dall'ex CT della Nazionale. È sempre il solito discorso, è impossibile, impossibile essere obiettivi al 100%. Il cuore tirerà sempre verso i propri colori, andrà a creare una nebbia in grado di oscurare il raziocinio delle persone, la capacità di giudizio. L'errore è evidente, ma da qua a dire che la Juventus ha pagato l'arbitro affinché non lo desse, o da qua a dire che se fosse entrato quel gol la storia del calcio italiano sarebbe cambiato da quella sera fino ad oggi con tutti gli scudetti della Juve successivi non assegnati, beh, per me è pazzia, scusatemelo, per me è pazzia. Il problema di fondo è che la Juventus fa un rumore sempre diverso da tutte le altre.
Ve l'avevo detto, scusatemi, ma non riuscirò ad essere obiettivo al 100%. Io devo dire quello che penso. E io del gol di Muntari penso questo. Lo scorso anno il Napoli accusò la Juve di aver rubato il campionato perché a San Siro Pjanic non venne espulso in una partita strana che l'Inter ribaltò addirittura in un uomo in meno. Il giorno dopo il Napoli di Sarri perse 3-0 a Firenze, ma non si parlò particolarmente di questa cosa. I riflettori vennero buttati ancora una volta sulla partita di San Siro. Il caro Carlo, che sicuramente di calcio se ne intende, ne ha visto fino alla nausea, è una persona intelligente e obiettiva in quel momento particolare, in una situazione in cui la sua squadra per 90 minuti aveva dominato, perché il Milan del primo tempo aveva dominato la Juventus e si è vista annullare un gol buono, anzi neanche annullare, non assegnare, ha reagito a caldo e a caldo ha tirato fuori quelle parole sbagliando. E lo sa anche lui. L'adrenalina comandava i neuroni, ragazzi, non c'è niente da dire. A quasi 7 anni di distanza dal gol di Muntari ho avuto il piacere di intervistarlo e mi ha dato una risposta che mi è piaciuta tantissimo e che si allinea perfettamente con il mio stile di veduta del mondo. Chiesi a Carlo il giocatore che più di tutti avrebbe voluto al Milan durante la sua carriera giornalista. La risposta mi spiazzò, onestamente. Il giocatore che avrei voluto, guarda, non è un giocatore, un fenomeno. Non è il giocatore più forte della storia, ma se fosse arrivato Tevez quando Adriano Galliani a Londra stava firmando l'arrivo di Tevez con la cessione di Pato, non tanto per Pato, ma in questo momento, in quel momento sarebbe arrivato Tevez, probabilmente sarebbe cambiata la storia del calcio degli ultimi 7 anni che hanno visto la Juventus, anzi 8 anni che l'hanno visto la Juventus dominare. Sono assolutamente d'accordo con lui quando sottolinea la possibilità di alterazione della linea temporale che noi tutti conosciamo. Tevez al Milan avrebbe cambiato anche e soprattutto le sorti della Juve, squadra nella quale avrebbe militato qualche anno dopo. Niente impatto devastante con la Serie A, niente crescita europea improvvisa e niente finale di Champions a Berlino. O magari sì, ma chi lo può sapere? Il Milan avrebbe avuto a disposizione Tevez e Ibrahimovic e chi lo sa, magari ancora Allegri. Ricordiamolo, perché la trattativa era iniziata proprio nel mercato invernale di quella stagione, un paio di mesi prima rispetto a Milan-Juventus del gol di Muntari. Non lo sapremo mai, ovvio, ma una situazione del genere sarebbe stata interessantissima e probabilmente non sarebbe finita così. E qua sono d'accordo, ma non sicuramente per un gol assegnato o un gol non assegnato. L'arrivo di un campione in una squadra che lo toglie a un'altra, quello cambia tanto. Questa è la mia opinione, giusta o sbagliata che sia, non lo so, ma questo è come lo vedo io. Scusate se ho rubato particolarmente tempo al gol di Muntari e a Milan Juventus, ma è sicuramente la questione più spinosa di tutto l'anno e di tutto questo video. Post San Siro però la situazione non migliora. Il 3, il 7 e l'11 marzo verranno sfidate nell'ordine Chievo-Verona, Bologna e Genova. Tutti pareggi, tutti. Soltanto 2 gol fatti e 2 gol subiti. Quella col Bologna, tra l'altro, fu la gara recuperata nella quale la Juve poteva cercare il sorpasso al Milan, ma è stato buttato alle ortiche e gettato via. Qui il distacco con il Milan aumenterà, ci sarà un gap veramente grosso. Dopo il nostro pareggio col Genoa e la loro vittoria con il Lecce, ci ritroviamo a meno 4 dalla vetta della classifica. Quando tutto sembrava perduto e la Juventus dover abbandonare definitivamente i sogni di tricolore, ma ci sta con quel Milan e questa Juve che viene da un passato recente disastrato, era difficile. E invece è proprio qua che arriva la svolta. La cavalcata scudetto inizia adesso. 5-0 alla Fiorentina a Firenze, 2-0 all'Inter con finalmente Del Piero protagonista, 3-0 al Napoli, 2-0 al Palermo e 2-1 alla Lazio ancora una volta con Del Piero. Una sequenza infernale e difficilissima nella quale la Juve poteva benissimo lasciare qualche punto per strada. E invece sarà unplayed tutte le partite vinte, 14 gol segnati e un solo gol subito. Magia allo stato puro. Tutto questo nel periodo che va dal 17 marzo all'11 di aprile. Questo caratterizza le squadre forti. In questo arco temporale, in questo periodo, devono essere in forma al 100%. Nel frattempo anche la Coppa Italia stava andando alla grande. Dopo le vittorie con Bologna e Roma, ecco il Milan. Ancora una volta. All'andata a San Siro finì 2-1, doppietta di Casares appena arrivato e gol di El Shaarawy. Il 20 marzo del 2012 invece, allo Stadium bisognerà andare ai supplementari perché la Juve perderà 2-1, risultato preciso e spiaccicato al 2-1 di San Siro. Il vantaggio di Del Piero non fu sufficiente viste le reti di Mejbah e di Maxi Lopez. Che se ci penso adesso, i gol di Mejbah e Maxi Lopez un pochino mi danno fastidio. Al minuto 96 però ci pensa Mirko Vucinic, stop sublime, bellissimo, e fucilata dal limite dell'area
che infila il portiere del Milan per il 2-2 finale. Senza ombra di dubbio uno dei gol più belli in assoluto di tutta la stagione. Mirko Vucinic era questo. Se aveva voglia di giocare, era un giocatore fantastico e non lo potevi fermare. Quando non aveva voglia di giocare, io probabilmente ero più utile alla causa. E io sono molto scarso a giocare a pallone, ricordatevelo. La Juve passa, elimina il Milan, sarà finale di Coppa Italia a Roma il 20 maggio 2012 contro il Napoli. Ricordatevi questa data perché ne parleremo. La sfida è infinita tra Milan e Juventus, non si vuole fermare, anzi, la Juve dopo questo filotto di successi riesce a scavalcare i rivali in classifica. Letali per i rossoneri saranno il pareggio a Catania e la sconfitta contro la Fiorentina ad opera al 90esimo di un gol di Ricardo Carvalho de Oliveira detto Amaury, proprio quel giocatore che aveva lasciato la Juventus a gennaio per cercare fortuna altrove. Vedete? Vedete come la Juve ha le mani un po' dappertutto, no? Mafia, mafia. Dicevo, contro la Lazio, la Juventus vincerà 2-1 con una splendida punizione di Alessandro Del Piero. Bellissimo, veramente. In questo momento, se penso a tutti i gol che ho visto, forse quello è uno di quelli che mi ha fatto emozionare di più, con la supervisione di Andrea Pirlo e con Alessandro che va a esultare proprio con la rabbia, con la gioia, con la felicità, dato che per lui non era una stagione facile, non giocava sempre, anzi quasi mai. La Juve continua a stupire e nelle giornate 33, 34 e 35 aumenta ancora di più il gap nei confronti del Milan di Allegri. 4-0 a Roma, 4-0 a Novara e 1-0 al Cesena ad opera di Borriello, un altro ex Milan ed un altro giocatore arrivato nel mercato di gennaio. La partita col Cesena si sbloccherà solamente a 10 minuti dalla fine e il Milan nel frattempo stava giocando a San Siro. La partita dei rossoneri contro il Genoa verrà sbloccata da Boateng a 5 minuti dalla fine, ma verrà ricordata per sempre come la fake news del gol del Cesena. Durante le telecronache a tinte rossonere non si sa per quale motivo venne diffusa la notizia del pareggio della squadra romagnola sulla Juventus. Celebre, ha pareggiato il Cesena, ha pareggiato il Cesena, ha pareggiato il Cesena. Io mi ricordo un coro bellissimo dei tifosi della Juve che faceva din don, din don, din don, din don, din don. Mi connetto da Cesena, ma nessuno ha fatto gol. Bellissimo. Pelle d'oca, guardate, ho la pelle d'oca. In realtà è una bufala, perché il gol dell'ex rossonero sarà effettivamente l'unico della partita e che regalerà i 3 punti alla Juve. Dicevamo però che i punti di vantaggio aumentarono. Questo perché il Bologna riuscì a fermare il Milan. Il Milan riuscì a vincere al 90esimo con una rete del solito Zlatan. 3 giornate dal termine e 3 punti di vantaggio sui rivali. L'impresa sembra quasi totalmente conclusa. Davide ha quasi sconfitto Golia, il gigante è lì, sta cadendo e la vittoria sembra ormai firmata. E invece, probabilmente questa è una delle ragioni per la quale non riesco più praticamente ad essere convinto di una cosa fino alla sua conferma matematica. Sono stato così scottato da quello Juventus Lecce da non riuscirmi più a fidare di nessuno nel mondo del calcio. Un errore può capitare davvero a chiunque, perché siamo umani, no? 36esima giornata di Serie A, 2 maggio 2012, Juventus Stadium di Torino. Quel giorno ero addirittura tornato, no, allo stadio, dopo qualche mese, perché volevo godermi una partita magica e volevo sentirmi vicino allo scudetto anche dal vivo di persona. La partita parte anche subito bene, assist di Pirlo, gol di Marchisio, ennesimi bonus della stagione per i due centrocampisti, Marchisio chiuso in doppia cifra quell'anno addirittura. La Juve continua a spingere, è in fiducia e viene da una striscia di risultati clamorosa. La Juve però rimane in superiorità numerica grazie all'espulsione di un Cuadrado, allora nemico, che entra in ritardo su Cáceres e si procura il secondo cartellino giallo. La Juve è assatanata e vuole chiudere la partita, ma Vidal, Marchisio, Quagliarella e Matri non riescono mai a trovare il 2-0. Questa partita mi ha insegnato tanto, e se spesso vado a lodare Allegri forse anche per questo. Una partita ci può vincere anche 1-0, perché comunque dà lo stesso punteggio, tira sempre 3 punti in campionato. Non devi per forza cercare di andare a segnare il secondo gol. Certo, io da tifoso ne voglio vedere il più possibile, ma se poi andando a cercare il secondo gol la mia squadra viene penalizzata per questo, allora non mi va più bene, eh. 5 minuti alla fine del match, la Juventus sta vincendo, lo stadio è una festa, è una bolgia, anche il Milan sta battendo l'Atalanta, ma sinceramente chi se ne frega, occorre mettere un altro tassello importantissimo, un'altra vittoria con scritto più 3 punti in classifica. E poi, come un fulmine a ciel sereno, la vecchia signora viene tradita da uno dei suoi cavalieri più fedeli, Gianluigi Buffon. Il campione del mondo in carica, retrocesso in Serie B, uno dei portieri più forti e amati della storia del calcio,
uno degli emblemi della storia della Juventus. Eppure nessuno è perfetto. Barzagli sulla destra va in disimpegno, retropassaggio per Buffon che purtroppo stoppa male il pallone. Muriel e Bertolacci se ne accorgono e partono immediatamente in pressione. Quest'ultimo recupera palla e completamente libero in tutta tranquillità può infilare in rete il pallone dell'1-1. Giocatori paralizzati, stadium ammutolito e solamente tifosi e giocatori avversari che esultano in un clima surreale. Non c'è niente da dire, sono cose che succedono e a volte sbagliano anche i migliori. Ricordo bene i discorsi e i pensieri di quel post partita perché, detto sinceramente, io, mio padre, i miei amici, nessuno credeva concretamente a quello scudetto, ma eravamo lì e dici, come puoi non crederci, no? Il Milan era immenso, tremendamente forte e con Ibrahimovic che aveva sempre vinto ogni singola competizione italiana. La Juve era una squadra in costruzione, forte sì, ma con veramente un brutto passato alle spalle. Certo, c'era lo stadio nuovo. Ovvio, salutare Alex con uno scudetto sarebbe stato bellissimo. Questi però sono solamente desideri di noi tifosi e non sempre la realtà va di pari passo con le ambizioni. A due giornate dalla fine, il Milan è soltanto a una lunghezza dalla Juve. Eppure nel calcio, si sa, a volte i miracoli avvengono. Il 6 maggio 2012 è una data storica e che personalmente ricorderò per tutta la vita. Quel pomeriggio avevo appena segnato il mio primo gol in prima squadra, in terza categoria, all'ultima giornata di campionato e alla prima volta che mia mamma, mio papà, mia sorella e mio nonno erano venuti a vedermi giocare. Ero galvanizzato dall'emozione, ve lo posso assicurare. Quella sera la Juventus avrebbe giocato al Nereo Rocco di Trieste contro il Cagliari perché i sardi durante i lavori della Sardegna Arena si erano spostati lì. Molto, molto comodo, devo dire. Il Milan invece giocava alla partita più iconica possibile, il derby della Madonnina contro l'Inter. Juve a 78, Milan a 77 e solamente due giornate da giocare. Quella serata puzzava di resa dei conti lontano un miglio. 20 e 45, le partite hanno inizio. Passano appena 6 minuti e Mirko Vucinic, ancora lui da posizione sospetta, regala alla Juventus l'1-0 parziale. Gli scontri diretti sono a favore dei piemontesi. In quel momento, con il derby sullo 0-0, la Juventus è campione d'Italia. A Milano poi al minuto 14 è addirittura vantaggio Inter. Diego Milito insacca da pochi passi ed è 1-0. Tutto sembra così fottutamente perfetto. L'Inter continua ad attaccare, sembra non volersi accontentare di un solo gol di vantaggio. I nerazzurri, allenati da Stramaccioni dopo l'esonero di Ranieri, hanno ancora la possibilità di raggiungere un posto Champions. L'Inter fa la partita, ma è il Milan, grazie a un calcio di rigore sospetto di Ibrahimovic, a ribaltare il risultato e portarla sull'1-1. Indimenticabile, no? Il siparietto tra Ibrahimovic e Julio Cesar, ex compagni di squadra all'Inter, che si battibeccano un po' prima del rigore trasformato dallo svedese. Il secondo tempo si riapre con ancora Ibra Cadabra sugli scudi. Il gol del 2-1 è un mix tra fantasia, tecnica, stupendevolezza, una parola che non esiste da quanto è bello e complicato. I rossoneri al minuto 44 e 46 sono riusciti completamente a ribaltare il risultato. Ora è tutto rimandato perché Juventus e Milan stanno contemporaneamente vincendo. Eppure quella serata è pazza proprio come l'Inter e non accenna a voler spegnere le emozioni. Minuto 52, calcio di rigore per l'Inter. Dal dischetto neanche a dirlo è il principe Milito. Diego Alberto è un cecchino infallibile, 2-2, ancora una volta Juventus campione d'Italia virtuale. Da Trieste la situazione diventa rovente, Boriello costringe Canini all'autogol al 74esimo e la Juventus si porta sul 2-0. Mancano 15 minuti più recupero, ora il sogno si sta definitivamente concretizzando. Lo vedo, posso praticamente toccarlo. Da San Siro altre notizie strepitose e positive, al minuto 79, mani di Nesta in area su un colpo di testa di Pastini. Era ancora rigore per l'Inter. Ancora una volta l'argentino numero 22 prende la sfera, prende la rincorsa, parte e gol! È gol dell'Inter, 3-2 dell'Inter. Ma hai esultato tanto a un gol dell'Inter, me ne vergogno. In questo momento solo un disastro potrebbe togliere il tricolore alla Juve. In realtà non è quello il gol dell'Inter al quale ho esultato di più, perché ogni dubbio viene tolto da il gol a praticamente tempo scaduto di Maicon, ancora una volta Maicon. Missile clamoroso che vale il 4-2, successo Meneghino nel derby e finalmente, ufficialmente, definitivamente, Juventus campione d'Italia.
Juventus campione d'Italia. A Trieste non si gioca praticamente più, i giocatori hanno avuto un passaparola, non si sa in quale motivo, le teste sono tutte proiettate alla festa che sta per arrivare. Se devo pensare a un momento che voglio conservare con piacere e con affetto nella mia memoria calcistica è proprio questo: la consapevolezza di essere prossimo a diventare campione d'Italia nel giro di pochi minuti, con ancora la Juventus che gioca, con i giocatori che faticano a mantenere la serietà, che accennano tutti un sorriso perché sanno che ormai è fatta, che hanno compiuto un'impresa alla quale io in primis non volevo credere. Questo veramente è un momento bellissimo. Gli ultimi minuti della partita passano in maniera strana, la mia testa è già proiettata a che cosa stiamo per fare. Corro in macchina, prendo delle magliette, ci scambiamo delle foto insieme agli amici, mentre ancora l'arbitro non ha fischiato il fischio finale, ma lo sappiamo benissimo tutti, abbiamo vinto lo scudetto. Triplice fischio, tutti impazziscono, Antonio Conte viene portato in trionfo come il messia. Noi invece prendiamo una macchina, 7 posti, e ci fiondiamo in giro per il paese a suonare il clacson con le bandiere, con gli striscioni, con le maglie fuori dai finestrini della macchina, veramente qualcosa di bellissimo che non avevo mai fatto e che sinceramente non ho più riproposto neanche in futuro, perché tutti gli altri scudetti non hanno avuto questo sapore e avevo visto solamente fare in occasione del mondiale vinto l'Italia nel 2006, ma io ero ancora troppo piccolo e non potevo farle certe cose, e in quel momento le stavo facendo e non capivo niente, perché era un momento talmente bello che non ci capivo niente. La stagione però non è finita, questo video non vuole accennare a concludersi. Il 13 maggio del 2012 c'è da giocare l'ultima partita in casa contro l'Atalanta. Non è una partita come le altre, no, perché è l'ultimo match di Del Piero con la maglia della Juventus e c'è da festeggiare il primo scudetto dopo Calciopoli. In realtà non sarà così, Del Piero ne giocherà ancora un'altra, ne parleremo, ma poi capirete perché, per quanto mi riguarda personalmente, quella con l'Atalanta è stata ufficialmente l'ultima partita del Piero con la maglia della Juve. È il compleanno di mia mamma, è importante sottolinearlo. A pranzo siamo tutti fuori al ristorante a festeggiare, no, un giorno così speciale. Tutti tranne mio papà, perché mio papà quel giorno è allo Juventus Stadium a salutare il suo capitano. Capite quindi le gerarchie di importanza in casa Toselli. Finito di mangiare, mi fiondo a casa, accendo la TV e inizio a gustarmi la partita contro la Dea. La sblocca Marrone al minuto numero 10 dopo uno splendido appoggio di tacco di Boriello con un missile che firma l'1-0 ed è il 19esimo giocatore diverso ad andare in rete in stagione. Al minuto 28 però tutto diventa più bello e più storico. Giaccherini dribbla sulla sinistra, mette a rimorchio il pallone per il numero 10 che stoppa da fermo, lascia partire un tiro che viene deviato da un difensore dell'Atalanta e che si infila alle spalle di Frezzolini, che impotente non può farci niente e prende il gol, l'ultimo gol di Del Piero in Italia con la maglia della Juve. Il pubblico impazzisce, lo stadio esplode e Conte abbraccia chiunque gli capiti a tiro, secondo me un metro di lingua in bocca ad Angelo Alessio ce l'ha anche messo. Lo stadio nuovo, l'allenatore nuovo, la consapevolezza di essere tornati grandi, lo scudetto al primo anno di tutte queste novità, i giocatori nuovi, l'addio di Del Piero e il gol all'ultima giornata per salutarlo e festeggiare lo scudetto. Sembra un film, ne sono convinto, ma è tutto vero. Inizio ad urlare da solo in casa, la mia gioia è smisurata. Ricordo di aver iniziato a saltellare da solo sul divano, secondo me per 5-10 minuti abbondanti, senza essermi reso conto che in realtà il gol è già stato festeggiato anche in campo e la partita è ripresa, ma io non ci sto capendo più nulla. Ero contento per Alex. Finisce il primo tempo, esco di casa e raggiungo i miei amici che sono al bar, che guarda le partite nel posto dove di solito ci troviamo e le guardiamo tutti insieme. Inizia la seconda frazione, al minuto 58 Antonio Conte decide di sostituire Alessandro e regalargli una standing ovation con i fiocchi. Entra Simone Pepe, simbolo di questa rinascita, di questo trionfo. Esce Alessandro Del Piero, simbolo di tutta la Juventus. Paradossale, un momento in cui tutti vanno ad abbracciare Alex, dagli avversari, giocatori in campo, giocatori in panchina, allenatori avversari, arbitri, giocatori compagni, Conte, se avesse potuto anch'io, i tifosi sarebbero entrati in campo. Non si gioca più, credo che sia la sostituzione più lunga della storia del calcio. Giro di campo infinito tra l'affetto della sua gente che proprio non ce la fa a dire che sta salutando Alessandro, che non lo vedrà più giocare. La gente piange, come sto
iniziando a immagonarmi un po' anch'io. Lui continua a girare il campo e a raccogliere tutto quello che gli viene tirato, la sciarpa, la maglietta, il cappellino, il gagliardino, la bandierina con sopra, gli stemmi della Juve, veramente. Ci sto ricominciando a piangere come ho fatto con il video dell'Italia. Lo dico sinceramente e so di non sbagliarmi, in quel momento di Juventus-Atalanta non mi frega più niente a nessuno, perché Alessandro Del Piero sta salutando definitivamente la Juventus dopo quella partita. Alessandro e la Juve non saranno più la stessa cosa. Neppure a diretta gol stanno cercando di cambiare canale, perché davvero in quel momento esiste solamente ADP10 che riesce a rimanere sereno, serio, concentrato e a non fare la femminuccia come sto facendo io, e riesce a godersi il suo momento. Mi accorgo che stanno giocando anche altre partite di campionato quando danno la linea a San Siro, dato che il Milan anche lì sta giocando contro il Novara, e ci sono situazioni simili perché giocatori come Seedorf, Gattuso, Pippo Inzaghi, Nesta stanno tutti dando l'addio al Milan. Si chiude un'epoca, ragazzi, veramente. In questo giorno, 13 maggio 2010, si chiude un'epoca per il calcio italiano. Pippo Inzaghi regalerà al Milan l'ultima vittoria con il gol del match nella sua apparizione numero 300, alla sua maniera, nel modo in cui sa parlare lui, no? Sono felicissimo che anche Filippo sia riuscito a trovare il gol all'ultima partita in carriera, perché se lo meritava. Ancora una volta ci tengo a ribadirlo, sembrava tutto scritto all'inizio, sembrava che tutto dovesse andare in questo modo. Nel frattempo a Torino sono ancora tutti impegnati a piangere per Del Piero, compreso il sottoscritto. La partita è 2-1 perché nel frattempo Lichtsteiner si è fatto autogol. 43esimo minuto di gioco, entra Barzagli, esce Chiellini, dopo 120 secondi è rigore per la Juve. Il pubblico, tutti, compreso mio padre, mi piace immaginarmi questa cosa, inizia a urlare Barzagli, Barzagli, Barzagli. Andreone prende il pallone, tira sotto l'incrocio e firma il gol del 3-1 finale, è il 20esimo giocatore in rete. Finirà così la partita, la Juventus stabilirà tanti nuovi record. Imbattibilità per tutto il campionato, 43 risultati utili consecutivi considerando Coppa Italia e l'ultima partita del campionato precedente. Miglior difesa di un campionato a 20 squadre con soltanto 20 gol subiti e ben 20 giocatori diversi andati in rete in una stagione. Prima di quel momento la Juventus aveva perso solamente in Coppa Italia 2-1 con il Milan, però dopo ai supplementari Vucinic ha risolto tutto e siamo andati sul 2-2, quindi la Juventus non aveva mai perso fino adesso. Lo stadium comincerà la festa scudetto, il pubblico saluterà Alessandro nella maniera più bella e romantica possibile e questa favola arriva finalmente alla sua conclusione. Impossibile sinceramente fare di meglio. Oppure sì. 19 maggio 2012, finale di Champions League, Bayern Monaco contro Chelsea. Roberto Di Matteo, subentrato Villas-Boas, riuscirà a regalare agli inglesi la prima Champions League della loro storia. Drogba segnerà al minuto 88 e poi infilerà Neuer sul rigore decisivo dopo che lo stesso portiere tedesco aveva segnato nella lotteria dei calci di rigore. Ma perché vi sto parlando di qualcosa che con la Juventus nulla ha a che fare? Ci arriveremo. È sabato sera e con gli amici, dopo aver visto la finale di Champions, mi reco in un bar che dista 20 km da casa mia. A un certo punto una nostra amica si paralizza completamente e ci dice: l'avete sentito anche voi? Noi subito non capiamo, gli diamo della pasta, iniziamo a ridere, a prenderla in giro, no? Ma nel frattempo tutti i telefoni, i nostri cellulari iniziano a squillare, sono tutti i nostri genitori preoccupatissimi che ci chiedono: ma dove siete? State bene? Tutto a posto? Allora, un attimo, che cosa sta succedendo? Ci dicono che nella nostra città, nel nostro paesino, a 20 km di distanza, una forte scossa di terremoto ha fatto preoccupare tutti. Addirittura ci sono delle case, degli appartamenti in cui la luce è andata via completamente. Noi in realtà non avevamo sentito niente se non questa nostra amica che ha avuto la percezione che qualcosa si fosse mosso sotto i suoi piedi. Torniamo a casa, andiamo a letto, è tardi, sono le 2, le 3 di notte e dopo un'ora mi devo svegliare nuovamente. Io in realtà non avevo sentito nulla e questa cosa è strana, ma i miei genitori hanno iniziato a urlare nel cuore della notte. Preoccupato scendo le scale insieme a loro, non capisco cosa sta succedendo. Io ho anche il tempo di mettermi la giacca, le scarpe, sono completamente sonnambulo, mi viene da dire, e mi ritrovo al di fuori in giardino insieme a tutti i miei vicini di casa. C'è della gente in mutande che urla e corre per la via, sono le 4 di notte, io non capisco cosa stia succedendo. Un'altra scossa di terremoto ha colpito Finale Emilia, l'avrete sicuramente sentita, per il terremoto tra il 19 e il 20 maggio del 2012. Il nostro castello è crollato, ci sono state delle vittime, ci sono state ripercussioni che tutt'oggi non sono mai state appianate, ci sono veramente scuole crollate che non sono mai state ricostruite,
tutto è cambiato a Finale Emilia, tutto non è più la stessa cosa. Quella notte abbiamo dormito in macchina e poi siamo scappati, siamo dovuti andare via. Sono andato al mare consapevole che lì il terremoto, avendo una distanza abbastanza cospicua da casa mia, non mi avrebbe raggiunto. È stato difficile perché abbiamo dovuto abbandonare la nostra casa non sapendo se potevamo tornarci, se avremmo continuato a dormire, se la nostra vita sarebbe stata come era prima. È stato veramente brutto. Per fortuna sì, sono tornato nella mia casa, per fortuna non ho avuto danni, ma vi posso assicurare che un terremoto come quello dell'Emilia del 2012 è stato sconvolgente per tante persone, e me compreso. Mi ha segnato definitivamente e questo non potrà mai cambiare. Quella sera però si giocava la finale di Coppa Italia contro il Napoli a Roma, e l'ultima partita ufficiale di Alessandro Del Piero con la maglia della Juve. Io non ho mai visto l'ultima partita di Alessandro Del Piero con la maglia della Juve, perché quella sera eravamo terremotati, dormivamo in macchina sotto l'acquazzone con tutta la famiglia, 10 persone divise in 3 macchine, in 4 macchine. È stato veramente qualcosa di bruttissimo. L'abbiamo persa quella finale, mi pare 2-0, gol di Hamsik e Cavani, vado a memoria, non mi ricordo, non l'ho mai vista e mai la vorrò vedere, perché quella partita per quanto mi riguarda è associata, un ricordo bruttissimo, e non posso vedere quella partita, mi dispiace. Quindi sì, rimarrò per sempre con la consapevolezza di non aver mai visto l'ultima partita di Del Piero. Siamo arrivati alla fine e ho detto quasi tutto, voglio fare un paio di riflessioni finali. Ibrahimovic fu il capocannoniere con 28 reti e Matri fu quello della Juve con solamente 10. La Juventus, come ben detto, registrò il record difensivo con 20 gol e ne segnò 68. La Juve chiuse a 84 punti, il Milan a 80. Una quota scudetto abbastanza bassa, vista che Roma e Napoli negli anni successivi riusciranno a fare sicuramente meglio. Che cosa significa questo? Che il livello della Serie A sia alzato, che il livello della Serie A si è abbassato? Non sono riuscito sinceramente a dare una risposta dopo averci pensato adeguatamente, quindi vi chiedo di lasciarmi un commento qui sotto e spiegarmi secondo voi cosa è successo. La Juve chiude con 23 vittorie, 0 sconfitte e 15 pareggi, uno score sicuramente curioso e probabilmente irripetibile. Discorso VAR, io ho sempre considerato il VAR inutile per come viene applicato adesso, ma riguardandomi le partite e gli episodi salienti per fare questo video ho notato che ci sono degli errori grossolani che si vedono dalla distanza dello spettatore e quindi che magari l'arbitro fa fatica a vedere in campo. L'emblema è gol dei Montari, ad oggi con la Goal Line Technology tutto questo non sarebbe mai accaduto. Quindi sì, dal 2011-2012 al 2018-2019 che siamo adesso, quindi 7 anni dopo, la situazione in Serie A a livello di arbitraggio è migliorata terribilmente. Fortunatamente la Juve continua a vincere, tecnologia o no, senza bisogno di andare a dire che ai piani alti c'è qualcuno che va in quella direzione. Purtroppo però certe polemiche rimarranno sempre e saranno sterili, perché a nessuno piace perdere, ma se addirittura contro l'Atletico Madrid si mette in discussione il gol di Ronaldo perché si dice che si è truccata la Goal Line Technology, beh, allora siamo veramente alla pazzia. Concludo dicendo che per tanti questo è lo scudetto numero 30 per la Juve, per tanti il numero 28, Calciopoli, che cos'è successo? Io vi do la mia versione. Per quanto mi riguarda, questo è lo scudetto numero 1 della Juventus, perché io ho visto sempre e solo questo come primo scudetto, e quindi per me è lo scudetto numero 1 della storia della Juve. Poi guardateci voi, tutto il resto a me veramente importa poco.